che mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Noi celebriamo la festa dell'Apostolo San Tommaso. Venezia è orgogliosa perché ha il corpo di San Marco, che non era apostolo. Marco è l'evangelista, uno dei 4 evangelisti, il discepolo di Pietro, e quindi racconta il Vangelo predicato da Pietro. Noi in Abruzzo abbiamo San Tommaso, il suo corpo è stato riportato dall'Oriente dai nostri navigatori come atto di fede. Evidentemente andavano per commerci, certo, il traffico dall'Oriente all'Occidente era per gli affari, ma i nostri navigatori credettero opportuno di fare l'affare più grande, di riportare nella nostra terra il corpo di un apostolo, e noi lo veneriamo tante volte. Siamo andati, credo anche voi, a celebrare, a pregare, a meditare in quel luogo dove conserviamo, e la Chiesa ci benedice per la venerazione che noi rendiamo a questo santo apostolo. Tommaso di solito è considerato il discepolo del dubbio. È esattamente il contrario, è il discepolo che non vuole dubbi, è diverso, vuole la certezza. Se deve dire che Gesù è vivo e risorto, Gesù deve essere vivo e risorto. Non mi basta che me lo raccontate voi, lo devo vedere io. Qui incominciano, perché è come se obbligasse Gesù a dargli la prova. Gesù la prova gliela dà, ma a quel punto lui crolla, felice di vederselo davanti Gesù, di poter dire: ecco, sei tu Signore, tu mio Signore e mio Dio. Il Dio è colui che io devo temere, il Signore è colui che io devo servire, obbedire. Lui vuole tutte e due le cose. Voleva
vedere direttamente, è stato esaudito. E Gesù, mentre lo esaudisce, lo ammonisce. Vedi, tu adesso credi perché io sono venuto e mi sono fatto vedere come tu volevi, però io ti dico che è più felice, più beato, più meritevole della fede colui che senza vedere crede. Senza vedere in che modo? Con gli occhi del corpo. Perché quando dico io credo, io vedo, e non vedo certo col corpo. Se il Signore vuole, come nel caso, si fa anche vedere, e i santi hanno fatto l'esperienza della visione diretta sulla terra, nel tempo, di ciò che sarà la beatitudine eterna. Tu beato, ma più beati saranno quelli che senza vedere. Ma è così, il Signore è sempre oggetto della nostra visione spirituale. E come possiamo essere certi che noi l'abbiamo visto Gesù? Siamo qui perché crediamo. Credere significa vedere con l'anima, ma siamo certi che l'abbiamo visto Gesù con l'anima? Oppure andiamo dietro una specie di fede e devozione, cerchiamo i miracoli, presumiamo la santità perché abbiamo pregato, perché abbiamo detto il rosario, abbiamo fatto una comunione? E altro, ci vuole altro per la beatitudine. Bisogna aprire l'anima, il cuore, veramente mettere le ali per staccarsi da terra, prendere il largo, prendere lo spazio per essere, come dire, compenetrati della ricchezza della fede. Che dono grande. Non lo verniciamo. Non lo facciamo diventare una vernice, la fede, non la facciamo diventare un'abitudine, non la facciamo diventare un peso. A volte io ho trovato dei cristiani, non per loro affermazione, ma per constatazione mia, che quasi quasi direbbero: io devo fare ho tutti questi doveri cristiani perché ho la fede. Se non avessi la fede sarebbe meglio, non l'avrei tutti questi doveri. Già, perché tu sei diretto al cimitero, perciò ragioni così. Se tu pensassi che sei diretto al paradiso, non diresti come, ma diresti in ginocchio: Signore, ti ringrazio perché mi hai dato la fede, perché io capisco tutto. Capisco il dolore, capisco l'amore, capisco la gioia e capisco anche il lutto, la morte. Chi crede ha la vera sapienza, non è la scienza, è la sapienza, cioè è un dono rivelato. Non l'avreste voi la fede, non ce l'avrei nemmeno io, se il Signore non ce l'avesse comunicata attraverso i maestri, che sono i ministri di Dio, attraverso i nostri genitori che hanno avuto fede, l'hanno conservata la loro fede. E io ricordo quando ero bambino e incominciava la Quaresima, al tempo la Quaresima era veramente severa, dopo alleggerisce, c'è rimasto quasi niente, ma allora non si poteva neanche mangiare l'uovo perché era Quaresima. E il venerdì era digiuno, ma io ricordo i miei nonni, digiuno assoluto il venerdì, gli altri giorni astinenza, niente carne, niente uova e così via, ma tante altre piccole norme di penitenza tramandate. Che non si spezzi questa catena, sarà un modo diverso di dimostrare al Signore con la nostra penitenza che crediamo in Lui. E la prima maniera è questa: capire che penitenza significa conversione,
non privazione di questo, di quello e del pane, cose meravigliose, chi è capace di farle, ha volontà di farle, faccia, perché davanti al Signore vale anche il più piccolo sacrificio, come vale il più piccolo gesto di carità. Se avete dato un bicchiere d'acqua, se avete dato la più piccola consolazione, vi sarà retribuito come un bene che avete compiuto. Ma il punto essenziale è la conversione. Convertitevi e credete al Vangelo, credete alla parola di Dio. Tommaso non era sul Calvario quando Gesù è morto, e nemmeno noi. Noi non veniamo dal Calvario. Chi di noi ha assistito, come la Madonna, San Giovanni, la Maddalena, all'agonia, allo strazio, alla morte di Gesù? Nessuno. Ma lui era certo di quella passione e morte. Tenete conto, lui dice che non crede se non vede, ma non dice non è vero che è morto per me. Non dimenticate questo primo capitolo. Santa Chiara tanto piangeva la morte di Gesù che non riusciva quasi a meditare altro, tanto che il demonio una volta le apparse e ha detto sì, un altro po' che se ne esce il cervello per il naso a forza di piangere. Io piango la passione del mio Signore. Cosa piangi tu? Ecco, la passione del mio Signore. San Francesco piangeva ad alta voce, un cavaliere che passava, era l'alba così, nella pianura oggi detta di Santa Maria, allora era tutto un bosco, Santa Maria degli Angeli. Perché piangi? Cosa senti male? Che si dice, no, piango la passione del mio Signore e piango perché l'amore non è amato. L'amore ha portato Cristo a patire e morire per noi, e quell'amore non è amato. Signore, io ti prego, prima che io lasci questa terra, due grazie ti chiedo. Prima, che io possa sperimentare quell'amore che tu hai avuto per tutti noi e quel dolore che tu hai sperimentato sulla croce per i nostri peccati. San Francesco è un maestro, Padre Pio, ma tutti i santi. Prendete la vita di Santa Caterina da Siena, non vi dico poi il diario di Santa Veronica Giuliani, questi santi nostri italiani, francescani, trapassati dalle ferite di Cristo per l'amore verso Gesù. Ecco, San Tommaso ci scuote perché lui voleva la certezza assoluta e Gesù ce la dà perché ogni giorno ci parla come in questo istante e poi ci dona se stesso nel sacrificio dell'altare, dove io posso dire questo è il mio corpo, questo è il mio Cristo, prendete, mangiate, è stato offerto per noi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Metti il dito. Abbiamo visto il Signore. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Questa è la fede di Tommaso. Il dito nelle piaghe delle mani, la mano nella piaga del costato. Egli non ha visto Gesù in croce e non l'ha visto deposto sulle ginocchia della madre, ma ha fede in quelle ferite che in tanti sul Calvario hanno visto. Sono i segni della morte di Gesù. I condiscepoli gli riferiscono che è vivo ed è apparso a tutti loro insieme. Tommaso
non li taccia di menzogna e non nega la possibilità della risurrezione, ma teme un credo senza prove. Sarebbe una iattura sull'altra, e poi non riesce a immaginare una persona viva con le piaghe di un morto. Per la prima volta è costretto a porsi il problema in termini concreti. Gesù è risorto, glielo assicurano con tutta la forza della verità. Non avrebbe motivi per dubitare, ma il fatto sarebbe talmente sconvolgente che nel dubbio preferisce barricarsi nell'ostinazione. Gesù risorto sarebbe non solo la vittoria contro la morte, ma la più grande rivoluzione dell'umanità. Ora, per lui Gesù deve suonare, oltre alle campane della risurrezione, quella della misericordia. Tommaso è tra i chiamati a testimoniare la risurrezione. E come potrebbe se egli stesso ne dubita? Per 8 giorni si alternano ore di discussione amorevole e di silenzio pensieroso. Ecco di nuovo Gesù. Pace a voi, a Tommaso. Metti il tuo dito nel posto dei chiodi e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato. Mio Signore e mio Dio. Gesù ha raccolto la sfida, ha risposto punto per punto alle parole di Tommaso, che si arrende di fronte all'evidenza. Tuttavia, Gesù non gli risparmia il meritato rimprovero. A lui dona il miracolo per la fede, ma a chi è disposto a credere, dona la fede senza miracolo. O meglio, dona il miracolo della fede. Dio dona la beatitudine. Tommaso troverà la via della beatitudine nella prova suprema del martirio.